Siamo con Francesco Cavallaro, segretario generale CISL. A Cavallaro, facciamo una prima domanda sull'attualità. Beh, c'è ancora un grande divario tra un apparato normativo che possiamo considerare completo e puntuale e i risultati invece concreti per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Ma certamente è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo. Noi come CISL stiamo portando avanti una campagna di sensibilizzazione, di intervento in maniera concreta, sulla normativa in essere, anche se alcuni passi si sono fatti. Stiamo sensibilizzando le nostre strutture per far sì che chi ha subito un infortunio sul lavoro, venga in maniera seria ricollocato, perché altrimenti potrebbe avere, anzi, ha dei problemi grossi dal punto di vista morale, dal punto di vista fisico. E quindi cercheremo di fare tutto il possibile affinché, la persona infortunata si integri nel mondo del lavoro, in maniera concreta. Ecco, un bello sforzo considerando che la legge 68 ha dato pochissimi risultati in questi anni. Io sono convinto che le leggi sono fatte per essere applicate, però ci vuole il buon senso di tutti per poi cercare di applicarle e cercare di prevenire. Per noi, le leggi devono essere prevenzione, non eventuale punizione per i datori di lavoro. I risultati, per ora sono stati scarsi, aspettiamo con altri riferimenti normativi che si incida in maniera diversa. Dicevamo di questo divario tra norme e risultati. Che cosa manca secondo lei ancora? Qual è il tassello che deve trovare il suo posto per fare in modo magari non di raggiungere zero infortuni, però insomma di cambiare l'andamento attuale? Secondo noi come CISL si manca tanto di prevenzione, e poi le aziende devono capire che la sicurezza non è un costo, ma deve essere come si può dire, uno sprint più avanti per cercare di evitare gli infortuni sul lavoro. Ringraziamo Francesco Cavallaro. Grazie a voi.